Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazia, misericordia e pace a voi, da Dio nostro Padre, e da Gesù Cristo, suo Figlio, nostro Signore. Amen. Preghiamo insieme. Signore, Dio, Padre, la terra era in forma e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aaron e gli disse: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Allora il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato.
si sono fatti un vitello di metallo fuso. Poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio. Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese, egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra. Fece del fango con la saliva. Spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Anzitutto grazie perché siete qui, siete venuti a questo momento di preghiera. È un tentativo che stiamo facendo di trovare modi concreti per condividere il nostro essere cristiano, dare un significato, dare anche una speranza. I motivi sui quali possiamo riflettere questa sera sono tanti, le suggestioni che ci sono state presentate, offerte, sono tante e quindi non è che posso fare una riflessione su tutti questi spunti. Mi fermerei su una unica realtà, su un'unica domanda che vi pongo. È possibile cambiare una vita? Che le ho avuto due persone, due testimonianze, due tradimenti, quello di Pietro e quello di Giuda, due discepoli, non due non credenti, non due lontani. Due discepoli, quindi nessuno è confermato nella sua fede, nella sua coerenza, nella sua risposta di amore e di gratitudine. Due discepoli che avevano avuto tanta intimità con Gesù, quante volte Gesù ha dovuto spiegare a loro quello che non avevano capito in pubblico. In privato, le parabole spesso non le capivano. Qualche volta avevano della preoccupazione estranea all'insegnamento di Gesù. Gesù parla della sua passione e poi si sta a litigare su chi e come potrà avere dei privilegi. Potrà avere delle forme di impulsi, di potere, quindi una totale incomprensione del messaggio e della persona stessa di Gesù. Due discepoli, due persone dentro di Gesù, sono due traditori. Qual è la reazione? Si può uscire da una situazione di disperazione, da una situazione di tradimento e quindi da una situazione di peccato? Per Giuda questo non è stato possibile. Il suo passato non è stato capace di creare speranza, di creare futuro. È rimasto vittima del suo passato. Occorre avere il coraggio di vedere il passato non con gli occhi dei giudizi umani, questi non per loro, ma con gli occhi di Dio, che è più grande del cuore del mondo, che può creare quella che è apparentemente una distruzione totale. Abbiamo visto le prime immagini. Qual è la potenza distruttrice del male, del cuore del mondo? Pensate a tutte quante le forme di delitti che ci sono nella società.
a tutte le violenze, a tutte le forme di oppressione. Veramente il cuore dell'uomo è capace di grandi sbalzi, ma anche di grandissimi tra noi. Ebbene, c'è la capacità di rinnovarsi interiormente. Per giura questo non è stato mai sempre, perché il suo passato ha prevalso su qualsiasi altra forma di speranza. Per Pietro questo è stato possibile. Ha tradito, ha pianto ed è diventato il primo testimone di Gesù, che ha dato la sua testimonianza morendo in croce e diventando l'erede di questa fedeltà, di questo messaggio e di questo insegnamento di Gesù. Dunque è possibile cambiare. Questo è uno dei messaggi centrali del cristianesimo: la possibilità di essere perdonati, di rinnovarsi e di dare un altro senso alla propria vita, al proprio presente e al proprio futuro. Quindi devi acquisire questa convinzione che davanti a Dio nessuno è perduto, nessun tradimento è definitivo e nessun peccato è imperdonato. Dio è amore e Dio è più grande del cuore dell'uomo. Sia questa la convinzione che ci deve animare in questo accostarci a quel sacramento che ridà effettivamente questa innocenza, che ridà questo futuro e che crea questa speranza. E non è più notte davanti a te. Thank you.
luce del giorno. Fa che indossi le armi della luce e mi comporti come un pieno giorno, coerente e coraggioso nel diffondere e difendere la fede, pronto sempre a rendere ragione della speranza che in me, con dolcezza, rispetto e coscienza retta, lieto di soffrire per il Vangelo, con un dono totale di me stesso, che non teme neppure la morte. Questa notte non è più notte, anche a te, il buio come luce di tu che mi vedi sale della terra e luce del mondo, sostienimi nella mia poca fede e rinvigorisci la mia adesione al Vangelo, così che viva nella storia del mondo a servizio del regno di Dio. La mia luce risplenda davanti a voi, con la mia vita sia sempre il tuo testimone e faccia vedere te, mio Signore, crocifisso e risorto, unica speranza che non delude, gioia che sola può saziare la fame del cuore. Misericordias Domini, ire et
e da sempre. Non ricordare i nostri peccati, ricordati di noi nella tua misericordia e la tua bontà, Signore. Amen. Del fango con la saliva, il gesto di unire la terra e saliva per far fango di cura, ci rimanda al mistero di Cristo, uomo e Dio, verbo incarnato, uomo nuovo, secondo il progetto di Dio.